Che risate. Gli ho dovuto spiegare a mio padre come facevo l'aiuola, tutta l'aiuola, che mi facevo questo mezzo metro quadro di in altezza e in larghezza di piantine da tempo, e che mi durava con una spesa di 100 euro di semi, neanche, con 20-30 euro di prodotto biologico della BioBits. Ho le mani pesanti, quindi mi prendevo, che so, due pacchetti di semi, tre pacchetti di semi, e me ne restavano 5-6 piantine. E con questa cosa così fumavo praticamente un anno, 10 mesi. Poi appena mi rimaneva il barattolino, gli ho spiegato, usavo CFL, piante semplici, come si chiamano? Sì, piante semplici, piante mediche semplici, col cuoricino, sceglievo sempre delle genetiche CBD, ma anche con un po' di THC, non solo CBD, perché quelle CBD poi le spruzzano, le trattano, è una presa per il culo. Nel mercato secondo me lo fanno apposta, così non li arrestano, che sono CBD, però fanno girare questa CBD spruzzata, come fanno a Napoli, lo so. E comunque lo uso, il CBD lo usavo come tabacco, me ne mettevo due, le usavo come tabacco, e le altre erano quella col THC medio, alto, che poi non vengono mai, con anche se prendi col THC 15-19-20%, non lo riesci a fare in una terra biologica, non ha niente a che vedere, non può avere un potenziamento così forte. Piante, fiori belli come quelle del CBD, avevo dei bei fiorelloni, anche qualche cimone bello, ma poi si riduce, che resta niente, anche un fiore grosso così, e alla fine diventa diventa niente di quelle dentro, quelle fuori rimane un po' più. E l'avevo messa una volta, me l'ero fatte anche nel balcone, l'ho fatte anche dietro il vetro, nello stivo. Insomma, è da anni che io facevo solo questo, in una misura che sapevo che se venivano a casa cose gliele facevo vedere e non mi avrebbero dovuto arrestare, in linea alla depenalizzazione, che è anche una linea, una legge antimafia, perché mi vieta, cioè mi dà la possibilità di non andare a disturbare mafie, a chiedere a persone, presunti amici, che poi gli devi puntare il dito, come già vi ho spiegato qua. Gli ho dovuto spiegare a mio padre tutta questa cosa, che lui le sa perché è stato in Olanda, cose, però non è che sa che cosa, pensavo forse mi mangiava il semino. Ha potuto constatare mio padre che Zani è fuori, perché è andata dal prete, che gli hanno spaccato la macchina, i vetri e le cose, e gli ho detto di informarsi anche lui con l'avvocato Zaina, boh, non me lo ricordo, che già l'avevo contattato quando voleva aprire un negozietto di hip hop, prendendo il negozietto di hip hop di un amico mio, quando arrivai qua, e metterlo nel mio locale, là dove quello che hanno i miei parenti in affitto, dove mi prendo i soldi a Corso Umberto, e metterli anche dentro dei prodotti di canapa, delle cose, volevo chiedendo al responsabile italiano queste cose. Io non mi piacerebbe neanche fare un coffee shop, queste cose le faccio fare alle persone che lo fanno. Se ci fossero i coffee shop, me la metterei ugualmente una pianta, due piante, perché mi piacciono. Dentro, comunque, il sabato mi andrei a comprare qualcosa di qualcun altro, certificata sicuramente. E quindi io non facevo, gli ho spiegato a mio padre, ho dovuto spiegare tutte cose. Già mia madre, bene o male, queste cose le sa, ma anche lui le sa, però non sapevano che usavo delle piante, delle cose economiche, e che il raccolto poi secco diventava niente, e la scorta non era niente, mi restava il barattolino, non è che avevo barattoli, dice, a barattoli così, con 10-20 barattoli, con cime, con cose, e se la sta rifacendo. Cioè sta incucchiando un chilo, due chili e così.
Avevo quei pochi etti, quel letto che mi permetteva di fumare, siccome sono solo, non fumo con amici, non, proprio era una cosa ormai un consumo da adulto molto, ultimamente proprio anni che non mi capitava perché avevamo litigato, perdevo, dico così, e mi duravano, quindi io con 200 euro, 250 euro fumo un anno di cose che mi fanno stare bene. E che non mi danno problematiche, non devo infamare qualcuno, nessuno, non dobbiamo dividere una volta io, una volta tu, non è che fare con l'altro, e tante cose. E, ho cercato di farglielo capire, di spiegarlo e di informarsi di qual è la realtà dei fatti, capito? Soprattutto che cosa significa andare contro la mafia e non andare contro le droghe, la droghe non ce n'è. C'è una pseudodroga, quindi per andare contro le droghe dovete andare contro chi permette alle mafie il mercato in nero. E qualunque mercato che non sia concesso, quindi anche il vino dovrebbe essere il vino, l'olio, la contraffazione dei prodotti, le droghe, le varie droghe. Se non fai questo e non dai la possibilità, come alla birra, di essere legale, come al tossicodipendente di eroina e di cocaina di potersi curare, e come a chi fuma di poter fumare qualcosa che non sia deleterio e neanche nel bene e nel male, quindi CBD non interessa se poi vi andate a comprare il THC, l'erba, la coca, le droghe. Tanto è vero che l'Olanda e gli altri stati, la California, utilizzano il THC, utilizzano la pianta per intero con tutti i suoi cosi, anche quella col CBD, ma mettere solo il CBD è una grandissima presa per il culo, perché fa ancora più male, fa deprimere, ti rende, cioè ti ammolla, è come se una persona prende sempre la camomilla, ci vuole un caffè ogni tanto nella vita. E non sto parlando di polveri chimiche. Quindi il THC, il mio, era equilibrato, c'era il CBD, c'era una cosa, era uno spazietto di mezzo metro per mezzo metro. Ed ero nella linea contro l'antimafia, quindi contro la criminosità e la criminalità. Allora, perché è stata drogata Zani? Perché è successo questa cosa qui? Per cercare di farmi, di infilarmi questo colpo in maniera totalmente illegale, perché loro non potevano entrare, perché tutte queste cose, perché mia madre mi ha tratto in inganno, perché anche mio padre ha avuto atteggiamenti anche strani, dicono una cosa per un'altra. E quindi quelli che dovete andare bene di testa siete voi, non sono di certo io. Al massimo tu puoi dire a me che al posto di quattro piante me ne sono fatte cinque, sei, piccole così, che corrispondono a quattro grandi, quindi non proprio così. Ma mi sembra una cosa assurda. Un anno 300 euro, e due buste di un 90 euro di semini, 25 euro, 30 euro di prodotto biologico, 20 euro di terra biologica. E 100 euro di corrente, 120 euro di corrente in 3 mesi. E fumo un anno, senza dare fastidio a nessuno e senza essere un infame, un criminale o un tossico, come appunto, perché la cannabis è nella tabella 2 di ora, che è sola, non è la tabella di prima. Ciao. E poi non so se parlerà, mi telefona questo avvocato Zaina e cose. Comunque bisogna parlare, oltre di questo, bisogna parlare di questa pedofilia in famiglia mia, di questo terrorismo e di queste cose subite. Non penso che la mia canna abbia fatto tutte queste stragi, soprattutto la mia. Quando ho visto i miei figli e altre persone, compreso genitori e cose, che si vanno a strofinare, a idolatrare tanti personaggi che fanno diversi crimini, diverse droghe, ci sono state persone anche lesionate fisicamente, ci sono state tante storie brutte, incidenti brutti, litigi brutti, incesti, tentativi di rubare. Ho visto i miei figli e queste persone anche adulte andare con criminali. Capito? E non con me, quindi è una cosa che hanno cercato, una vecchia storia che mi hanno voluto, che mi volevano fottere, non ce l'hanno fatta, ammazzare, e così allora continuano, perché sono reiteranti. Però
Però con questo avvocato parleremo solo, perché con questo, appena parlo di questo, con mio padre va fuori di testa, non ne vuole sapere di questo mio zio, di questo. E vabbè, ciao, eh.